Gli storici della matematica ormai concordano sul fatto che prima della matematica ellenica, quindi i matematici preellenici, ignorassero completamente il concetto di dimostrazione e quindi che la matematica fosse sostanzialmente uno strumento utile nella pratica per fare delle misurazioni, per esempio, e ottenere dei risultati concreti, per esempio, per prevenire alcuni danni agli argini dei fiumi oppure per controllare che l'agricoltura procedesse come da piano, insomma, per esempio. Poi diciamo che la matematica greca ha sviluppato il concetto di razionalizzazione e di dimostrazione, che ha trasformato la matematica preellenica in quello che è molto vicino alla matematica moderna, insomma. E infatti la dimostrazione è quello che ho chiamato il superpotere della matematica in un video precedente. Nel senso che è quello strumento che permette di rendere, diciamo, indelebile un certo risultato e stamparlo nella pietra e rendere impossibile la confutazione di tale risultato in futuro. Questo è quello che distingue infatti la matematica da molte altre scienze, in particolare le scienze sperimentali, nel senso che la matematica si basa su dei postulati, degli assiomi, dai quali vengono tratte delle conclusioni logiche e razionali che vengono collezionate in quelle che sono chiamate dimostrazioni. Queste dimostrazioni ti danno poi come risultato un teorema che sarà valido per sempre qualora chiaramente il procedimento illustrato nella dimostrazione sia corretto. Questo diciamo che è un modo per rispondere a una domanda che ho trovato su Quora, ovvero perché i matematici siano così fissati con le dimostrazioni. Infatti le dimostrazioni sono quelle che rendono la matematica così affidabile, se vuoi, attendibile e utilizzabile anche da un punto di vista sia teorico che applicativo, se volete. Però chiaramente la matematica non è solamente basata sulle dimostrazioni e sulla logica. Infatti, solo per fare un esempio, Ramanujan, che ha ottenuto moltissimi risultati di valore, ha sviluppato gran parte di questi partendo da intuizione, da qualche oracolo che gli forniva questo tipo di risultati. Chiaramente questa non è la norma, sono degli elementi sporadici nel corso della storia della matematica, dei personaggi geniali, insomma, che hanno basato gran parte dei loro risultati, insomma, su intuizione. Però comunque in piccolo chiunque credo difficilmente parta da un ragionamento logico e razionale e quindi parta dal dimostrare un certo risultato. Spesso tutti i ragionamenti matematici partono da delle intuizioni, quindi diciamo che la dimostrazione diventa fondamentale e è ragionevole fissarsi su queste e ossessionarsi su queste in una seconda fase di creazione di un certo risultato innovativo, insomma. Nel senso che inizialmente credo che tutto parta da alcune domande, da alcune curiosità e da alcuni ragionamenti intuitivi e esempi e quindi deduttivi e non necessariamente basati su delle dimostrazioni. Quindi, ricapitolando, la dimostrazione è un qualcosa su cui ha senso ossessionarsi, che ha dato dei superpoteri alla matematica, ma chiaramente questa non è tutto, e quindi l'intuizione è molto fondamentale e la creatività, dal mio punto di vista, è un qualcosa che va mantenuta e sviluppata nel corso della carriera di un matematico, insomma, sin dai primi anni dell'università, qualora possibile, insomma, quindi non si deve ridurre il tutto a pura logica, dal mio punto di vista. Con ciò direi che possiamo chiudere questo video e se hai qualche domanda o suggerimento per nuovi video o domande, insomma, falle pure nei commenti che leggerò il prima possibile. Con ciò ti saluto e ci vediamo alla prossima.